Ok, vediamo quindi un ripasso in prospettiva della verifica della terza esercitazione. Allora, innanzitutto domani che cosa vi sarà fornito al momento della verifica? Domani al momento della verifica vi sarà dato il file, va bene? Un file, non meglio, una cartella, perché ricordatevi, importante quando si lavora, se volete lavorare in SolidWorks, è avere tutta la cartella con tutti i componenti dentro, perché altrimenti lui perde il collegamento, va bene? Quindi domani vi verrà dato fila A o fila B una cartella dove dentro ci troverete tutti i componenti già fatti, compreso l'assieme. Voi dovete solo modificare la chiavetta e la linguetta e poi, secondo le norme, modificare le dimensioni. Poi entrerete dentro l'assieme, controllerete che tutto vada a norma e a quel punto voi siete pronti a fare la messa in tavola. Va bene? Quindi voi avrete domani, quindi Ma anche l'assieme è già fatto. sì, dovete solo modificare chiavetta e linguetta e controllare, dopo aver modificato la chiavetta e linguetta, che corrisponda alle serie dell'albero giuste che ho fatto già io. Perché domani voglio focalizzare parecchio l'attenzione nell'utilizzo delle messe in tavola, che è l'elemento su cui, diciamo, voi siete giudicati, non siete giudicati su costruire l'assieme o su costruire le parti. Questo non sta in più che se volete imparate con tutti i tutorial che io vi do e video che via via faccio, perché ogni esercitazione io ho fatto anche il tutorial di come costruire componenti, quindi se uno ha voglia guarda il tutorial e se li costruisce, ma non è un elemento che io posso giudicare, cioè lo posso giudicare come un'eccellenza. Però non è un requisito minimo per la sufficienza. Il requisito minimo per la sufficienza è far bene la messa in tavola, va bene? Vedete qual è il problema? Che lui ogni tanto perde file a fare queste aperture, perché anch'io ho fatto una cosa, poi l'ho riusata per trasferirla da una cosa all'altra e quindi mi ha perso il collegamento e glielo devo ridare, va bene? Ok. Ok, ecco qua, questo è il disegno, va bene? Ora qui ci sta invertito le pulegge me le ha messe di qua invece, e di là, va bene, ma perché anche io ho già fatto errore, perché io gli ho dato di ricostruire in maniera sbagliata, non salvare, file, apri, gli ho fatto cercare il componente sbagliato e lui mi dà errore, eccola qua, cerca file, prima gli devo dare il 180, e poi gli devo dare i 120. Ricostruisco, vediamo se la va bene. Ora è perfetto, va bene? Eccolo qua. Teoricamente lo salvo, salvo un nome, però delle volte un basta. Chiamiamolo assieme 1, va? Ma delle volte fa errore uguale. Comunque, va bene. È molto delicato nella creazione del legame dei componenti che si fa l'assieme. Allora andiamo a fare la tavola, va bene? Voi domani troverete un cartiglio, vi do io, però sarebbe buona norma e voi domani portate una chiavetta, almeno con i vostri artigli, il vostro nome e nome, uno per l'assieme e uno per le parti che cambiano, va bene? Ok? Allora, voi domani cosa dovete fare? Supponendo avete ancora questo disegno dentro, non so come mai, vabbè, lo levo, ta, cance, sì, tin, cance, sì. Beh, voi domani siete foglie libere, il vostro artiglio, il vostro nome, gestite bene i cartigli assieme e componenti, sapete la differenza, supponiamo, giustamente aveva detto, come fa a mettere le vuote, quindi vi ricordo domani, prima si fa la messa in tavola del complessivo. Si fa la distinta materiale del complessivo, poi si fa particolari sulla base di quello che si è creato nella distinta materiale del complessivo. Vi torna? Cioè, se io l'albero l'ho chiamato uno albero, quando fa il particolare albero, qui ci devo scrivere al posto di tavola 1, vo' foglio, formato foglio, modifica formato foglio. Quando qui va a scrivere qui, se io nella distinta materiale ho fatto albero 1, qui ci metto 1 trattino albero. L'1 è il numero d'Hamming complessivo. Vi torna?
Se no io ne so 50.000 disegni, ne ritrovo più uno. Non trovo il componente all'assieme, lo devo riallacciare. È come costruire una tabella nel computer dove ho la tabella madre e la tabella figlio. Mi torna? Li devo legare. Ok, uno albero, due boccola, due puleggia, tre albero, tre chiavetta e qui c'ho l'assieme. Mi torna? Se non fa questo, ne trovo l'albero, so di molto di quale assieme si riferisce, se no ho 50.000 d'assiemi. Questo è fondamentale, devo impararlo bene, perché fa parte di organizzare le cose, va bene? Poi chiudo, esco da questo e vado a mettere il componente, bene, albero l'ho definito, chiudo, modifico il formato foglio, esco, chiudo, clicco qui e torno nel disegno. Ora, ho da mettere l'albero. Inserisco, vado qua, vista modello, vado a cercarmi l'albero, sfoglio e vado a cercare l'albero, per esempio, albero. Innanzitutto devo scegliere la vista giusta. La vista giusta è quella che devo scorrerla, che mi fa vedere l'albero nella sua con l'elaborazione. Vedete, qui si vede l'elaborazione. Ora, se io so fare la vista in sezione, uso la vista in sezione. Se non la so fare, mi conviene usare una vista così, chiaro? E poi fare una vista in sezione. La vista in sezione, ho vista in sezione. Seleziono la vista in sezione, questa qua. No, quella orizzontale. Thumb. Ok. La ribalto, destra o sinistra. Ok. E a questo punto la vista in sezione dell'albero la sposto e mi ha evidenziato l'elaborazione della chiavetta e della linguetta. Va bene? Ci siamo ragazzi? L'unica cosa è che BB, vedi, l'ha messo di qua le frecce, dovrà ribaltare a sinistra. Siccome, come ho fatto rettamente in europeo, ribaltare a destra, scrivo inverto in direzione, inverto direzione e metto le frecce di là. Va bene? Ci siamo? Ok, ora mi avete detto, uno, come si fa a quotare? Come si fa a quotare? Schizzo. Quota intelligente e quoto. Per esempio, domanda invece di Rudra. Cosa quoto? Giusto. Come quoto? Giustamente, tecnicamente. Cosa quoto? Giusto, concettualmente. Allora, quoto tutto quello che non ho ricavato dalle norme. Chiaro? Allora, la lunghezza della linguetta l'ho ricavata dalle norme o no? Questa, l'ho ricavata alle norme Sì. o no? Oh, prendiamo le No, questo norme. no, proprio. Ah, questa ve la do io. Sì, è E il vero, prossimo anno imparerete a farla voi. Quest'anno ve la do io. è vero. Sì, la lunghezza, sì, la lunghezza Beh, intendevo. la lunghezza delle norme c'è. L'unica cosa c'è nelle norme è che cos'è L, cosa si vuota. E si vuota il bordo. Bene, questa vuota qui. La votate? No, è il No, questa T1 no. è T1 delle norme. Ritorna? Bene, Sì. butto via. Allora cosa faccio? Non la vuoto e dico annotazione. Annotazione. Nota. Mi fa una nota. Mi fa una nota. Mi fa una nota. Poi in annotazione, ora c'ho questo che mi dà noia. Allora, a questo punto vo in annotazione, esco. Allora, io vo in annotazione, nota, batto una nota qui,
taffete, la botto in un punto a caso, ok, poi la sposto dove mi fa comodo, qui scrivo il riferimento normativo, va bene? Uni, 60, tu ci puoi scrivere per correttezza, sede per chiavetta o linguetta, in questo caso è linguetta, secondo uni. Ragazzi, vai ai microfoni. Chi è il genio? Allora, Non è da nostra classe. ma che entra uno dentro? Sì, prof, ne si entra in paio. Ragazzi, ma chi è che l'ha fatto entrare, sti? Oh, dai, però, levati via, non rompi. Non rompi i coglioni, dai, via, via. Ma chi è che l'ha fatto entrare questi ragazzi? Prof, c'è il link online, possono entrare quando mi pare. Eh? C'è anche i Sono giorni online, scorsi, possono entrare quando entrano mi quando gli pare. pari. Come sono online? Cioè, basta, se noi per entrare bisogna andare sul sito di sbarcarlo, cioè, la nostra classe c'ha un link speciale, Buona se siete visione. entrati potremmo entrare. Questa è dai, non... Continuiamo quindi su questa base, quindi a questo punto qui io clicco qui e scrivo sete per linguetta, secondo uni, e qui riportate la uni con cui l'avete fatta, vero? 6607 per esempio, A o B a seconda se è A o B, se è prismatica o arrotondata, va bene? Ci siamo? Ma sta condividendo lo schermo. Eh? Non si vede nulla, però. Sì, scusa. Eccolo qua, sede per linguetta secondo 16607A, va bene? Qui uguale, stesso discorso. Qui è un pochino più complesso, nel senso, qualche volta se volete votare per esempio qui la lunghezza della linguetta, se non vi dà proprio il punto, vi create voi una linea. Andate in schizzo, fate linea di ostruzione, la battete qui, va bene? E su questo votate, va bene? Votate questa con questo, che è la lunghezza della linguetta, va bene? Poi volendo, se volete votare la fresa e fare la linguetta, prendete il cerchio, chiaramente la vuota ve la rende guidata, va bene, perché avete battuto su un vincolo, battete poi il cerchio, mettete il cerchio qui, lo fate a caso, lo fate battere qui, e poi lo votate secondo il diametro di fresa, vi dice lui, no? Quindi fate vuota intelligente, questa se è fatta una fresa di 50, quotate il diametro di 50. Ok, infatti vedete vi viene perfettamente sovrapposta. Ok, questa poi la rendete per costruzione. Questa la rendete per costruzione, eventualmente la tagliate con una linea. Sono tutte cose in più, eh. Se non lo fate, lasciatela, il cerchio va bene uguale, la vuota e il limite la levate. E mettete la nota, battete su questa qui, girate di qua e mettete fresa diametro 50. Se invece di scrivere fresa diametro 50 potete scrivere cicchettosi, sottolineate il diametro, mettete symbol, ok, e al posto di diametro ci mettete il D, il simbolo di diametro, va bene? Al posto di questo ci mettete il diametro. Non me l'ha preso. Simbolo. Ok. È l'F il diametro. Esco. Madonna mia. E qui ci mettete il fi.
Lo sottolineate, sì, non lo prende bene. Ok, dati il valore. Oh. E dura la vita, eh. Symbol. Questo è in più, non è che. Eccolo qua. Ok? Va bene? E poi questo chiaramente lo posizionate meglio possibile, lo spostate in modo che sia leggibile. Va bene? Chiaramente anche questa qui, poi il resto serve per linguetta o per chiavetta e via dicendo. Vi torna? Ci siamo ragazzi? Altri dubbi? Vediamo la puleggia, non è banale. Perché la puleggia me l'avevi chiesto, ma anche la puleggia c'ha nella potatura qualche considerazione a fare, va bene? Portate le norme dietro domani, leggetele prima di fare il disegno. Allora, quando io vado a fare la puleggia, vista modello, sfoglio, io vi do degli spunti, tanto tempo c'è. Puleggia. Mettete la puleggia. Allora, il diametro è piccolo, come fa aumentarlo? Usa scala del foglio e mi viene piccola. Se devo cambiare la scala, formato foglio, modifica formato foglio, foglio, tasto destro, proprietà. E vado a mettere la scala, vedete 1,5, metto 1, 2,5. Le scale sono 1, 2,5, 1. Applico modifiche, esco da modifica formato foglio e me l'ha ingrandita. Se mi sembra sempre piccola, modifica formato foglio, tasto destro, seleziono, tasto destro, proprietà e metto 1 a 1, va bene? Applico modifiche. Ok, e questa è nella dimensione giusta, va bene? Che riesco a lavorare. Ora qui che cosa faccio io? Devo lavorare anche sulla sezione, perché devo evidenziare la serie di chiavetta o linguetta. Posso o modificare vista, e mi prendo questa, va bene? Ok. E insieme a questa posso prendere l'altra vista. Va bene? Quindi, ok, poi prendo sempre in disegno vista proiettata, prendo questa, va bene? Ritorna e la metto qua. Ok, confermo. Bene, a questo punto che posso fare? Vuoi acquasare? Allora, una leccatura. Il diametro vi do io, mi raccomando. Allora, io vi do per esempio puleggia di 120, va bene? Come vedrete, la puleggia di 120 non è il diametro esterno, eh. Chiaro? Mi seguite? Il diametro 120 non è il diametro esterno, è questo qua. Ora questo è di 110. Vedete se è di 110 o 120, me lo ricordo. O no, 120. Se io metto il diametro 120 vi darò io, vedete, non è il diametro esterno della puleggia. Vi torna? Vedete quello tratteggiato che ho fatto io? Che equivale a fare questo. Sarebbe l'asse dove si trasmette l'energia, che è diverso dall'asse esterno della puleggia. Quando fate le figure, mi raccomando, fateceli sempre gli assi, va bene? Questo disegnateceli, va bene? Quindi fate la linea per costruzione. Quando quotate questo 120, che è 60 qui, non è l'esterno. Me l'ha preso. Quando fate queste linee mi raccomando di essere dentro, mettetevi dentro la figura e poi fate la linea, se no non ve la prende. Quindi linea di mezzeria e una linea a caso. E poi votate che deve essere dentro la figura, se no non ve la fa. Ok, metti questa è 60. Va bene? Che è lo stesso di questa tratteggiata qui, va bene?
Vedete, la linea esterna è diversa. Perché è diversa? Perché, come sapete, segue una norma. Quindi voi non dovete votare questa. Votate questa. Poi cosa fate? Annotazione. Annotazione. Mi scusi, prof, ma perché ha disegnato questa circonferenza tratteggiata? Non ho capito. Perché è il diametro effettivo di trasmissione della coppia. Se te prendi una ciglia trapezoidale sta una poi la faremo. Questa è un po' anticipata, va bene? Se te prendi una ciglia trapezoidale fatta così, no? Qui dentro, questa è la puleggia, qui dentro ci va la ciglia trapezoidale, è fatta a trapezio, te la disegno in rosso. Questa è la ciglia trapezoidale. Il punto di contatto, come vede, è morto, non si divide chiaramente. Allora, se definisco il punto di trasmissione della forza sia quello si chiama questo punto qua. Ti torna? E si india questo, no? Né qua su e né qua giù, perché la forma della gola dipende da una norma. Questa invece dipende da come voglio considerare la trasmissione di forza, va bene? Quindi te qui nel disegno, cosa riporti? Riporti la gola, teoricamente, ci metti la nota, questa qui, ci metti la nota e dici, gola per puleggia, per cinghie, tipo ABC, quello si dice il testo, uni e la norma delle puleggie. Chiaro che te, quando ti viene dato il testo, ti viene detto, vedi? Puleggia per cinghie trapezoidali, secondo norma 1,5266 e la riporti, per cinghia DIN 2211 tipo SPZ. Quindi, teoricamente, tu puoi copiare tutto questo. Ctrl C. E quando tu vai dentro qui, un termine tu copi, tu lo ribatti, se no, qui, tutto questo, gola per puleggia, e qui copi, ora io lo copio un collo, ma te tu lo puoi anche riscrivere, per puleggia 1,566 con profilo cinghia DIN 22 tipo cinghia SPZ, va bene? Ok? Ritorna? Sì, però ma questo diametro qua, quello che gli ho chiesto prima, ma va scritta questa? Questo tu lo scrivi perché lui nella specifica tecnica che ti dice? Nella specifica tecnica ti dice che, vedi, secondo pulegge, diametro 2,20 mm. Questo non è secondo la norma, te lo do io. Quindi questa devi riportare la quota. Ora io ho preso un'altra pulegge, 120, ma questo valore lo riporti in quota. Chiaro? Questo 60 lo riporti in quota, te lo do io. Il resto no. Poi, ultima cosa, la sede per la linguetta e chiavetta. Riporti la nota, bravo, Ci scrivo la norma. tu ci metti sede per chiavetta o linguetta, uni, ti, via. Ok, qui che cosa vuoti? Questo qui lo vuoti? Questo qui lo vuoti? No. Questo Pronto? qui, no, quoti solo questo. L'unica cosa che quoti è il diametro, che è la quota d'ingresso della norma. Il diametro di foro, che poi rappresenta il diametro dell'albero. Chiaro? Quindi qui ora cosa fai? Fai così e quoti solo il diametro. Eccolo qua. Se non ti viene il diametro, vuoti il raggio, va bene uguale. Vai, tappate. Ok? Ora più me lo piglia, ma quoti solo questo, va bene? Ora io sbagliai il simbolo, ma quota intelligente, quoti solo il diametro di ingresso della norma, chiuso. Mi seguite, ragazzi? Sì, proxy. Comunque questo video ve lo metto in modo che voi, volendo, ce l'avete. Mi raccomando, queste autorizzazioni firmate quanto prima. Sì, proprio oggi glielo mando. Ho visto che ha aggiunto i genitori nel gruppo. Vai, allora, ok,
Ok. Altri dubbi ce l'avete? No, No. Bene, riguardate il video.